Buongiorno, bentornati a una nuova puntata di Macro, io sono Michela Finizio e oggi parleremo di Giappone, vi porterò in un paese appunto lontano, ma scopriremo che è un paese in realtà molto più simile al nostro di quanto possiamo immaginare, quantomeno stando ai dati demografici, perché oggi parleremo di demografia e in particolare delle somiglianze forse che il nostro paese ha su alcuni dati demografici come l'aspettativa di vita, l'invecchiamento. Progressivo della popolazione e la difficoltà, insomma, di invertire la rotta della denatalità eh, sono dati che ci accomunano ovviamente con tantissime differenze. Ne parleremo con gli ospiti che abbiamo in studio. Eh, ve li presento subito perché abbiamo innanzitutto con noi il Console Generale del Giappone che ha accettato l'invito, Toshiaki Kobayashi. Grazie di essere qui con noi, per me è un onore averla qui per parlare di un paese che lei rappresenta. Grazie, grazie a voi. Il nostro demografo Alessandro Rosina, dico nostro perché è un editorialista del Sole 24 ore ormai da anni, eh, grazie Alessandro di essere qui. Grazie, buongiorno. E poi parleremo con altri due colleghi del Sole 24 ore di questo argomento, innanzitutto la mia collega Alexis Paparo, grazie Alexis di essere qui con noi, la presento perché l'ho voluta io qui perché Alexis è tornata davvero da pochissimi giorni da un viaggio in Giappone. È stata tre settimane nel paese, quindi ci racconterà le sue impressioni e che cosa ha visto e ci aiuterà anche a un po' raccogliere i commenti dai social network. Ciao Alexia. Grazie, buongiorno. E poi parleremo anche con il nostro collega esperto di tecnologia Luca Tremolada di quello che eh, è l'impatto dell'uso delle tecnologie nelle nostre vite e se questo eh, aspetto ha o no un legame con la demografia e quindi anche eh, un'opportunità un per questo calo demografico. Andiamo subito nel cuore dei dati demografici del Giappone per vedere insomma, quali sono i trend di cui parleremo oggi. Chiedo alla regia di proiettare le slide che abbiamo preparato e che sintetizzano a livello macro insomma, quali sono i dati che il Giappone ha eh, sulla popolazione. Stiamo parlando di una popolazione che si attesta a 124 milioni di persone. Oltre, insomma, eh, un, un, oltre mezzo milione di persone sono eh, diciamo, eh, in calo eh, in meno rispetto eh, dal 2021. È il dodicesimo calo progressivo che il Giappone vive eh, negli ultimi anni. Quindi diciamo che la, eh, il declino demografico è in corso da 12 anni in quel paese. La popolazione in età attiva è scesa e quindi la popolazione diciamo, eh, candidata a diventare la manodopera è scesa così come quella sopra i 65 anni ha raggiunto dei numeri da record e quindi insomma si invecchia sempre di più. Allo stesso tempo il numero di neonati, quindi, quindi di nuovi eh, nati nel paese, è sceso sotto gli 800.000 per la prima volta da quando sono iniziate le indagini demografiche nel Giappone nel 1899. Quindi anche loro, come l'Italia, hanno... Eh, raggiunto quel dato eh, record e ogni anno ne raggiungono insomma un dato record negativo eh, delle nascite che è eh, appunto anche un, un dato che accomuna il nostro paese visto che quest'anno siamo scesi anche noi sotto la soglia dei eh, 500.000 nuovi nati il tasso di fertilità del giappone è sotto l'1,3 eh, vedremo che in realtà è un dato eh, anche questo proprio eh, su tutte le nazioni ricche eh, un dato, è un dato record molto simile a quello italiano che addirittura è 1,2, quindi più basso 1,24, quello italiano, quindi 1,24 figli per donna. E abbiamo anche un dato molto simile nella Corea del Sud, ma questi tre paesi in tutto il mondo, nelle nazioni ricche, insomma, sono quelli accomunati da un tasso di fertilità tra i più bassi. Eh, poi continuando, insomma, parlando di record demografici del Giappone, parliamo di un'età anziana, una popolazione anziana sempre più eh, grande, quindi passiamo alla seconda slide dove vediamo la, i dati sulla popolazione superanziana che è definita così quando raggiunge almeno il 20% della popolazione e i centenari del Giappone hanno raggiunto il record dei 92.000. Questo precisamente insomma, da, da poco perché è un dato molto recente di settembre. E questo aspetto, insomma, anche noi abbiamo delle proiezioni demografiche che parlano di persone centenarie nel nostro paese in crescita progressiva. A questo punto la carrellata va avanti, posso far vedere giustamente alcune slide per entrare nel dibattito che raccontano come l'età media della popolazione sia in aumento. Vediamo alcuni grafici. Se la regia riproietta la slide successiva è quella in cui si vede che il Giappone e l'Italia hanno un'età media eh, tra le più elevate e, e alcuni titoli di giornale in cui si eh, può vedere titoli di giornali internazionali, si può vedere che il tema è trattato un po' da tutte le parti, perché ne ha scritto il Guardian parlando delle 800.000 nascite del Giappone, ne ha scritto anche insomma, del Japan News sulla fertilità che raggiunge eh, de dei dati molto più bassi. E poi vediamo un ultimo pezzo della CNN che riporta delle parole insomma, del primo ministro giapponese che dice: bisogna intervenire now or never, cioè adesso o mai più. E quindi praticamente quello che si dice anche in Italia in queste ore, perché stiamo preparando la manovra di bilancio e il nostro governo è proprio in queste ore impegnato. per Approvare una serie di misure, eh, l'hanno dichiarato anche i ministri, a favore della natalità per sostenere la natalità nel nostro paese. Quindi entriamo subito nel dibattito. Direi innanzitutto di far commentare questi dati dal Console del Giappone ehm, che a cui chiedo immediatamente: eh, se questa diciamo carrellata di numeri, anche queste somiglianze con il nostro Paese la stupisce. Sono dei dati che. Ovviamente, lei conosce bene perché conosce il suo paese, ma queste somiglianze con l'Italia, che poi appunto, la vede qui in questo periodo, eh, le, lo ritiene insomma, un, stu un con stupore o lo vede con stupore, o lo, se lo aspettava, uh, beh, eh, la diminuzione della popolazione eh, giapponese era già prevista negli anni 90, anzi, eh, negli anni 90, uh, il governo giapponese ha iniziato a prendere. Qualche, mis qualche misura per uh, allentare questa, questa uh, riduzione demografica. E quindi, eh, però uh, il, uh, il caro de demografico è così è attuale, veloce, veloce <ride> attuale, quindi uh, negli ultimi tempi abbiamo aggiunto alcune misure politiche per stoppare uh, cercare di invertire <ride> Inverti la rotta diciamo noi. Beh, invertire è un po difficile ma stiamo facendo mm. tutti gli sforzi mm. eh. e quali sono le misure che recentemente avete deciso di mettere in campo per proprio cercare di rallentare questa curva eh beh, prima di tutto ci sono due fenomeni eh, cioè uh, l'invecchiamento della popolazione e allo stesso tempo eh, il numero delle nascite è in calo. Quindi bisogna uh, prendere delle misure per risolvere tutti e due i problemi. Eh certo. sì. E sul fronte delle nascite, che poi è un argomento molto attuale in Italia, immagino che eh, stiate cercando di sostenere le famiglie per cercare di fare più figli o comunque di aumentare quel tasso di fertilità. Infatti, eh, sono state adottate varie eh, politiche per sostenere la natalità negli ultimi anni, eh, chiamate panoramica della contromisure eh, per una società segnata dal caro della uh, natalità. Uh, per esempio, uh, posso citare uh, il uh, sostegno al matrimonio uh, che è in atto dal 2021, il governo fornisce una parte eh, delle risorse per i fondi di sostegno dei governi eh, locali dedicati ai eh, novelli sposi, l'avvio dell della vita matrimoniale con un supporto massimo di 300.000 yen, che equivale a circa 2.000 eh, euro, per coppie di età inferiore a 40 anni e con un reddito minore di eh, 4 milioni di yen, circa... Uh, 25 mila euro per anno. Un contributo economico quindi per sì. avviare una famiglia, quindi una, una parte economica che sì. è, è, viene data in caso di matrimonio, quindi dal 2021 in Giappone. Sì. Poi eh, abbiamo un sussidio per il sostegno alla gravidanza e al parto dal 2022, cioè l'anno scorso, eh, il cioè, contributo per le spese legate al parto e all'assistenza all'infanzia fino a, a 100.000 uh, yen circa 600 euro al momento della registrazione eh, della gravidanza o del parto poi forse posso dire che conciliazione del uh, lavoro e cura dei figli eh, che è destinata a promuovere la partecipazione degli uomini ai lavori domestici e alla cura dei figli, eh, eliminate le liste, eh, liste di attesa per l'iscrizione agli asili nido, ampliando... Mm. Eh, Avete liste d'attesa anche per gli asili nido? Eh, soprattutto in Tokyo, a Tokyo. Ah, ok, non si trovano posti anche a Tokyo negli eh, asili nido. Eh. È un tema che sentiamo molto anche qui a Milano e <ride> sì. in tantissime città italiane. È, quindi... è un, sì, è un grande problema. Mm. La prima cosa, insomma, è intervenire anche nel facilitare la vita, la conciliazione lavoro-vita sì. delle, delle neomamme e dei neogenitori, insomma. Sì. Poi Posso aggiungere un sostegno economico, cioè assegno familiare, sostegno allo studio eh, per l'istruzione superiore, istruzio, istruzione gratuita per la prima infanzia e assistenza eh, all'infanzia. Queste sono misure recenti, diceva, le avete approvate? Sì, Queste dal eh, 2019. Quindi vi aspettate di vederne dei frutti nei prossimi anni. Insomma. Sì, sì, esattamente. Bisogna aspettare ancora un po'. Però si è deciso di intervenire, quindi lo vivete come un tema da affrontare. Lo avete, avete deciso di affrontarlo così, ma è, è stato, insomma, lungo decidere come intervenire. O avete, una volta che avete capito che era un problema, avete deciso subito di, di affrontarlo. Mm. Beh. Uh... Sono diversi anni che sì. portate avanti queste politiche e quindi adesso le avete rafforzate. Sì, certamente, perché questo problema è così profondo che, che eh, mm. influenzerà il nostro destino certo. come Paese. A questo punto do la parola subito al professor Rosina, ehm, che appunto come demografo, eh, davanti a questa carrellata di misure che il console ci ha elencato, eh, noi sappiamo che in Italia ne abbiamo ovviamente alcune: abbiamo l'assegno unico per i figli, e stiamo discutendo di eh, qualcosa che può essere approvato a breve, insomma, nel, proprio per sostenere la natalità. Eh, quali an analogie però vedi tra questi due paesi, eh, quali, a livello sia demografico ma anche di politiche che vengono messe in campo? Beh, eh, la questione, come ha detto il Console, è, è profonda e non semplice, quindi, un po' tutti i paesi mh, del mondo avanzato si trovano con questa difficoltà, perché eh, se si vuole evitare gli squilibri, bisognerebbe avere una fecondità, un numero medio di figli vicino a due, attorno a due, e nessun paese. Di quelle delle economie mature avanzate riesce a mantenere quel livello, sono 12 di sotto. Quindi anche la Svezia, anche la Francia, anche i paesi occidentali che maggiormente investono sulle politiche, comunque hanno una fecondità insufficiente a garantire un esatto equilibrio tra generazioni. Però quello che, che fa la differenza è, è quanto sotto scendi rispetto a questo valore di riferimento. E quindi, come avete fatto vedere, ci sono alcuni paesi come Giappone e l'Italia. Ma potremmo aggiungere anche la Corea del Sud e anche la Spagna, tanto per avere le due aree geografiche che si trovano comunque nella stessa situazione e anche altri. E, e qui, quindi, c'è cioè, la questione: eh, eh, sono due aree che sono nella diversità sono simili nel, nel mm. tema da affrontare e quindi anche nella necessità di capire quali politiche mettere in campo, perché alcune politiche valgono in generale, altre devono essere specifiche perché devono riconoscere anche gli aspetti culturali del territorio e come farli funzionare. Beh, se dovessi ragionare un po' sulla similitudine fra eh, Giappone e Italia, bisognerebbe partire un po' dal, eh, dalla Seconda Guerra Mondiale. Da, dal boom economico del secondo dopoguerra che ci ha accumulato, cioè la, il disastro della guerra mondiale l'abbiamo vissuto entrambi, la necessità di ricostruire l'abbiamo vissuta entrambi, il miracolo economico, cioè della capacità di crescita, e nei, nei quelli che avevano chiamati i 30 gloriosi, cioè gli anni 50, mm. 60, inizio degli anni 70, ci ha sostanzialmente accumulato pur con modelli eh, culturali ed economici diversi. E lì è, è stato un momento in cui questi due paesi si sono riconosciuti nella propria capacità di sistema paese di guardare in coraggio, in, in, con coraggio verso il futuro, con positività nel confronti del futuro, di incoraggiare nuove generazioni anche alla mobilità sociale, di espandere anche quindi anche la, la formazione, le opportunità di lavoro, i diritti, il sistema di welfare. E quindi sono due paesi che si sono molto riconosciuti in quella fase storica. E, e quindi è come se. Si fossero ancorati un po' a quel modello e hanno avuto difficoltà a rimetterlo in discussione quando il mondo stava cambiando. E, e, e nel, nel momento in cui questo mondo stava cambiando, cioè dagli anni Ottanta in poi, ci sono state alcune politiche che non si è riuscite a incanalare nel verso giusto per aprire un nuovo modello di sviluppo che funzionasse in questi due paesi, ovviamente a proprio modo. E, e quindi si è formata, se noi guardiamo anche sia il Giappone che l'Italia pure nella loro diversità. Cioè, Negli anni Ottanta c'era un ceto sociale medio benestante, che grazie a questi tre decadi di crescita nel secondo dopoguerra ha accumulato ricchezza, benessere e si era riconosciuto in quel modello. E ha fatto difficoltà poi a rimetterlo in discussione, mm. per iniziare una fase nuova dove bisognava rimettere in discussione anche il modello di welfare, anche il modello sociale, oltre che il modello di sviluppo. E il modello di famiglia. anche se E anche assolutamente... il modello di famiglia. E su questo la, la difficoltà ha intrecciato questi aspetti. Uno, la, la, la capacità economica di crescere si è indebolita in entrambi i paesi. E quindi con quella spinta verso il futuro, soprattutto per le nuove generazioni che arrivavano, ha eh, indebolito la propria capacità di, eh, dalla propria formazione, a, a vedere riconosciuto un proprio percorso di contribuire a un paese che cresceva e, di, eh, e quindi anche una eh, classe sociale media che si trovava in difficoltà. Secondo aspetto, questo è il primo aspetto, secondo aspetto che accomuna un po' tutti eh, i paesi eh, e società moderne avanzate è che si è passati dal fatto che nel modello tradizionale i figli semplicemente arrivavano, se cioè tu formavi una famiglia i figli arrivavano e semmai la decisione era riduco il numero di figli, cioè Quanti i figli arrivano farmi? ma anziché averne 5, 4 ne ho 3, 2, questo era il modello degli anni 50 e 60, no? cioè il modello borghese delle società avanzate, eccetera. Adesso non funziona più così perché la contracciazione eh, che, che copre in maniera efficace, che è una novità dagli anni 60 e 70 in poi, e anche l'atteggiamento della nuova generazione, l'emancipazione femminile, dei giovani, eccetera, fa sì che se tu non scegli di avere figli, quindi non, non è che parti da 3 o 4 o 5 e li riduco, tu parti da zero e semmai devi decidere di averne, cioè di aggiungerne. Ed è diverso come meccanismo nel processo decisionale. Il che vuol dire che se non succede niente, cioè se tu non vedi un incoraggiamento a favore una, una propria famiglia al fatto che le scelte che fai, formative, e professionali, funzionano, che all'intorno hai una comunità che accoglie questa scelta, che la riconosce e che fa politiche di supporto, beh allora quella scelta, quando è desiderata, può essere realizzata. Mentre se queste politiche sono deboli, cioè se non intervieni esplicitamente con politiche che assegnano un valore sociale a questa scelta e, e, e la sostengono oggettivamente, cioè riducono il costo da un lato e, ridu e riducono anche le difficoltà organizzative della famiglia dall'altro nel momento che arrivano i figli, in una società che è sempre più complessa e in rapido cambiamento, eh, il rischio è che quella scelta, pur desiderata, rimani in sospeso, ma poi il tempo passa e alla fine ti trovi a non averla fatta. E Questo è il che secondo età punto. L'età media esatto. sale, l'età media del bambino. Il primo secondo figlio. punto, quindi, è all l'orientamento della crescita economica, il, il cambio proprio del processo decisionale rispetto all'avere figli. Il terzo punto è un cambiamento anche nei ruoli, cioè rispetto al modello tradizionale in cui l'uomo lavorava no, anche in Italia negli anni 50-60, il modello era quello della fabbrica, il eh, salario del eh, marito, padre era sufficiente mantenere una famiglia, ad avere figli e garantire benessere e consumi, poi il mondo cambia, e quel reddito lì non basta più, le donne si formano e arrivano a titoli di studio addirittura maggiori rispetto ai coetani maschi, hanno anche aspettative maggiori di valorizzazione al di là del ruolo familiare domestico e cambia anche l'economia, non è più quella della fabbrica, è quella del mondo dei servizi, dei settori più ampi, dove appunto il capitale umano femminile può trovare un incoraggiamento. No? E quindi anche vuol dire che le famiglie, da un lato c'è la realizzazione femminile, ulteriore rispetto alle mura domestiche, c'è una seconda entrata nelle famiglie e quindi difendi il tuo benessere e poi in una società che invecchia al, ampli la, la platea di chi contribuisce a mantenere una forza lavoro consistente. Ecco, il non aver investito, lo dico per l'Italia e in parte per il Giappone, mentre la Svezia l'ha fatto fin da subito e gli altri paesi un po' l'hanno seguito, in maniera... Eh, aver accompagnato queste trasformazioni cercando di, di rimettere in discussione il proprio modello di welfare e in Giappone e in Italia è stato difficile perché era ancorato a quel modello tradizionale, a quell'economia degli anni 50 e 60 che funzionava così bene che sembrava che l'unica cosa da fare fosse mantenerlo più a lungo possibile mentre gli altri paesi l'hanno rimesso in discussione nel rimettere in discussione hanno investito sulle politiche di conciliazione cioè se aumenta l'occupazione femminile cosa dobbiamo fare fare in modo che a lasciare che l'occupazione femminile Vada ad avere effetti negativi sul formare una famiglia ad avere figli. No, serve un modello che le mette assieme. Cioè queste due scelte, cioè le scelte delle persone quando desiderano farle, eh, devono trovare strumenti eh, come dire coerenti con i nuovi tempi perché queste scelte possano essere realizzate. E quindi investire sui servizi per l'infanzia e quindi sui nidi, investire sui congedi non solo di maternità e paternità e poi investire sulle politiche aziendali, di welfare, sul part time, eccetera. Ecco, diciamo Sono che gli su argomenti questo, di cui parliamo. Cioè, siamo oggi. rimasti un po' più indietro e, 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 e bisogna recuperare, bisogna poi accelerare, con tutte le differenze anche culturali, perché c'è anche un modello culturale da cambiare e non è così semplice sia per l'Italia che per il Giappone. Eh, c'è cioè un modello di divisione di genere che va superato anche attraverso le politiche e, 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 e ha bisogno anche... Di tempi adeguati si ritrova console in questo racconto che ha fatto il professor rosina ritrova un po di giappone in questo racconto capisce sì. che questo racconto riguarda anche il giappone sì, sì esattamente è proprio è, così è proprio, proprio <ride> così eh, tutti noi sappiamo questo eh, però eh, ognuno ha la libertà di ave avere i figli o non avere i figli e quindi è molto difficile cambiare un movimento così grande, questa tendenza, sì. diciamo. Noi eh, mi ricordo più di una volta quando abbiamo affrontato il tema della natalità, si ragiona sul fatto che quando diventa un sacrificio mettere al mondo un figlio, già lì c'è il problema perché bisogna risolvere, cioè è un sacrificio quindi se ne fanno meno perché non deve essere un sacrificio, ma la società ti deve permettere di essere nelle condizioni di poterlo scegliere senza percepirlo come tale. Mm, passo la parola ad Alexis, che appunto è stata lì eh, qualche settimana fa, e quindi è molto fresca la tua impressione del Giappone. Eh, mi sembra di aver capito dal tuo racconto che ci siamo fatte tra i corridoi eh, prima di questa diretta, che però eh, ti è apparso come un, un paese family friendly, cioè che ci sono in realtà molte attenzioni per i bambini eh, in città, così come nelle, nelle aree più rurali, giusto? Sì Michele, esattamente. Allora, io ho fatto un viaggio di circa tre settimane, e, mh, molto bilanciato tra città e dentro terra, o comunque um, zone più rurali. E devo dire che diffusamente ho notato la presenza di servizi per uh, le famiglie e, mh, o anche semplicemente c'erano anche tanti nonni con i bambini, quindi anche per i bambini in generale, uh, che mi hanno fatto appunto un po' percepire una differenza rispetto all'Italia, per andare, entrare nel concreto. Eh, tutti i musei che abbiamo visitato, ma quello potrebbe far pensare alla parte turistica, però anche degli uffici pubblici dove ci è capitato di entrare o anche parchi magari un po' più defilati, quindi non i parchi eh, più noti a livello turistico, avevano servizi eh, per i bambini nel senso di... Eh, Bagni pubblici con eh, sia parte eh, uomini sia parte donne con il seggiolino per eh, far stare il bambino nella, in, insomma, attesa. Gli in attesa, con zone per l'allattamento, zone per il cambio dei bambini. Questo in, in tutti in tutte le, le I, luoghi i luoghi pubblici. che abbiamo visitato, ma poi anche in, eh, per esempio, centri commerciali più grandi, cioè c'erano proprio spazi dedicati pensati per i bambini. Anche in metropolitana Tokyo ho notato questa eh, zona diciamo, colorata differenziata per uh, famiglie, quindi con un doppio, anche triplo a volte perché i passeggini lì sono molto più piccoli, molto più stretti per mettere i passeggini. Quindi un'area dedicata con eh, non i sedili da un lato, ma tutta la parte passeggini e il lato sedili dall'altro per stare con i bambini più grandi. Quindi un'area proprio dedicata per, per loro. Un'altra cosa che mi ha lasciato. Mi ha fatto insomma, percepire la differenza rispetto all'Italia è eh, la grande autonomia dei bambini piccoli anche piccolissimi, quindi 3-4 anni che tornano a casa da soli, eh, perché si percepisce un senso di sicurezza e come se un po' tutti, tutto il paese fosse quasi eh, responsabile comunque si prendesse a cuore il fatto di eh, fare un po' da guardiano no? per questi bambini che tornano, che tornano a casa da soli. E alcuni avevano, i più piccoli, una sorta di etichetta sul cappello e sullo zaino, penso con l'indirizzo nel caso in cui dovessero perdersi, però tornavano tutti. Noi per tre settimane abbiamo visto tutti i bambini che tornavano a casa da soli. Poi ci sono degli attraversamenti segnalati, comunque, tutta una parte molto di segnaletica, ma anche di vigili dedicati all'attraversamento dei bambini, questo sia in entrata che in uscita, ma anche in zone rurali, come, così come a Tokyo. Quindi insomma un, un, un molto che... Molto attento sì. e molto family friendly come sì. paese, quindi c'è molta attenzione. Ma mi, viene da, mi viene da passare subito la parola a, ad Alessandro Rosina, ma quindi non basta essere un paese family friendly eh, e avere così tanta cura per l'attenzione dei bambini eh, nelle città per invertire la famosa rotta della denatalità, visti anche poi i dati del Giappone. È, è condizione necessaria, cioè fa parte di un contesto che è favorevole rispetto a quella scelta, ma all'interno della quale devi inserire la tua scelta. Mm. E ci sono vari studi che fanno vedere come molto dipenda dalla condizione dei giovani, dalle aspettative che i giovani hanno rispetto al proprio futuro nel, nel territorio, nel paese in cui vivono, e, e dai ruoli di genere. Cioè i paesi che hanno ruoli di genere più equilibrati, hanno anche una fecundità più elevata e anche un'occupazione femminile più elevata. Cioè c'è stato un cambio rispetto al modello di cui parlavamo, quello tradizionale, è cambiato proprio il rapporto fra demografia e economia. E quindi eh, se si riescono a combinare no, eh, equilibrio di genere, per cui, per cui, non è un caso che sia così, che anche si prenda un Nobel studiando appunto i ruoli di genere e l'equilibrio di genere, perché è fondamentale nelle società in cui viviamo eh, un equilibrio nei rapporti. Eh, quindi quando c'è una condivisione nei ruoli, come nei, nei paesi scandinavi e i, nei paesi europei, meno nei paesi mediterranei, meno in Giappone probabilmente, come si dice può dire il console, e, però ci sono molte ricerche che lo fanno vedere, c'è una resistenza sostanzialmente a un modello più equilibrato nei rapporti di genere, questo va a comprimere eh, la fecondità e la scelta di avere figli. E in più poi c'è la condizione dei giovani. Eh, anche su questo, adesso ci stiamo muovendo su aspetti culturali su cui... Per me è più facile parlarne al, nel senso dell'Italia e meno del Giappone. Però a differenza dell'Italia c'è cioè, una difficoltà dei giovani a vedersi come parte di un modello in cui si sentono protagonisti e che quindi li incentivi a fare scelte anche che vanno oltre no? e che decidano poi di avere un'autonomia, formare una propria famiglia e avere figli. E il modello eh, giapponese è da sempre molto meritocratico. E quindi eh, dà una forte responsabilità ai giovani stessi del proprio destino, e cioè della necessità che il destino dipenda da quanto loro si impegnano, da quanto studiano, da quanto fanno. Ma se questo funzionava negli anni 50 e 60, in cui l'economia cresceva e c'era mobilità sociale, un modello meritocratico in cui l'economia eh, cresce di meno e ci sono difficoltà e disuguaglianze che non si superano, rischia di creare anche molta frustrazione. E questo rischia anche di creare un po' delle tensioni, delle difficoltà dei giovani stessi come generazione a sentirsi parte di un paese che, che ha una propria identità piena nelle sfide del proprio tempo e che mette al centro i giovani per cogliere queste sfide. Ecco, cioè secondo me c'è una difficoltà sia dei giovani italiani che dei giovani giapponesi a sentirsi parte attiva di un progetto di sviluppo che, che manca, in cui fanno fatica a riconoscere e questo frena anche le scelte poi di vita. Ricordo che in uno dei tuoi articoli l'avevi chiamato degiovanimento del paese e può essere diciamo, una parola magari un po' ostica da dire ma in realtà che rappresenta un po' tutti e due i paesi. No? E chiedo direttamente al console se in Giappone i giovani eh, percepiscono questa difficoltà eh, nel mettere su famiglia e cosa, eh, qual è il modello di famiglia e cosa state facendo per cercare di dare l'opportunità a questi, a questi giovani del crescere eh, e, e sentirsi insomma di poter avere un futuro stabile? Eh, io penso che rispetto al passato eh, il numero dei giovani che vogliono sposarsi è, è in diminuzione, quindi eh, senza il matrimonio <ride> non c'è bambino, quindi eh, questo è un punto molto importante. Certo. Sì. E poi eh, per varie cause economiche, soprattutto, eh, molti giovani eh, esitano di fare bambini perché si fa fatica economicamente, fa fatica economicamente E per quello sì. che avete messo in campo anche dei contributi economici, perché sì. c'è questa necessità, insomma, anche di sostenere il momento economicamente, insomma, di questa scelta. Sì. E l'immigrazione che ruolo ha in questo? Eh, ovviamente noi eh, abbiamo, sappiamo che la demografia è influenzata anche dai flussi migratori, insomma. Sì. Eh, il Giappone come l'Italia ovviamente hanno eh, una storia di politiche migratorie molto differenti, però ehm, viene in qualche modo vista come una leva eh, possibile per compensare il calo demografico della popolazione residente. Sì, è proprio ciò che eh, il nostro governo sta pensando. Mm. Il, nu il numero di stranieri che lavorano in, gi in Giappone è in aumento. Ha mm. aggiunto il picco di 1,82 milioni nel 2022, cioè l'anno scorso. E soprattutto nei settori mm. eh, con carenza ca di manodopera, quali assistenza infermiere Edilizia, comparto manifatturiero, eh, imprese di pulizia eccetera eccetera. E poi eh, nel 2019, eh, il governo giapponese ha introdotto un nuovo permesso di residenza mm. eh, per i lavoratori altamente specializzati eh, con periodo massimo di permanenza di 5 anni. Mm. E eh, questo permesso è dedicato ai lavoratori eh, stranieri con un certo livello di eh, esperienze e competenze tecniche, in particolare per i settori eh, industriali nei quali è più difficile reperire le risorse umane. Mm. Eh, questa categoria di permesso eh, di residenza eh, consente ai titolari di cambiare lavoro, eh, cioè entro classi di impieghi professionali con livelli di competenze omogenei, eh, cosa che in precedenza, eh, che non, in precedenza non, è, non era previ, eh, premessa e prevede anche che le imprese che assumono eh, supportino i propri dipendenti stranieri. Eh, questo è molto importante in un paese che fatica a trovare manodopera perché il, la, il calo della popolazione in età attiva determina un po' questo, lo vediamo in Italia e immagino anche in Giappone. La fatica di trovare insomma, delle eh, candidati per posti di lavoro eh, magari in alcuni settori dove i giovani faticano di più a inserirsi, quindi è, è, è chiaramente un tema eh, molto rilevante in, piena, in pieno inverno demografico. E su questo appunto eh, lei mi dice stiamo cercando di eh, trovare nell'immigrazione una leva per compensare questo aspetto. Um, chiedo direttamente ovviamente a, a Rosina ma quanto eh, quindi questa, questo calo demografico può diventare un, una minaccia per la crescita economica eh, di un paese? Sì qui eh, adesso ci stiamo in parte spostando sulle conseguenze sulle implicazioni no, esatto. della denatalità che porta a squilibri demografici che poi hanno delle conseguenze sociali ed economiche e qui si può rispondere sia invertendo la tendenza delle nascite con le politiche familiari o evitando che le nascite diminuiscano troppo se non si riesce a invertire la tendenza e l'Italia sta entrando un po' in questa situazione, cioè di una trappola demografica che rischia per quanto investiamo sulle politiche familiari di non riuscire più a invertire la tendenza perché si stanno riducendo troppo le donne e le coppie in età fertile e quindi eh, se non agiamo subito il rischio è che dovremo solo semplicemente correre ai ripari, e cioè evitare che le nascite diminuiscano troppo e, e poi che cosa fare? Allora, il Giappone su questo ha, ha un aspetto più problematico, cioè che vivono più a lungo e quindi la conseguenza è che la popolazione anziana aumenta di più e quindi il carico degli anziani sulla popolazione in età lavorativa che si riduce è, è maggiore. Ma l'Italia non è molto lontana, cioè siamo simili, però il Giappone è più accentuato. Il vantaggio del Giappone è che ha livelli di occupazione comunque in generale più elevati rispetto all'Italia, e questo ci vuole poco, cioè qualsiasi paese può, può batterci. Ha un forte investimento su ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, sull'automazione, robotica, eccetera, e questo sicuramente aiuta anche a, a rendere più efficiente la forza lavoro, quindi se si, che si riduce, però è compensata quantomeno dall'investimento in questa direzione. E ha di meno però l'immigrazione perché culturalmente è sempre stato un po' un paese isolato e che si è anche percepito come identità eh, non così fluida rispetto all'integrazione e all'immigrazione. E su questo recentemente sta cambiando eh, proprio anche direzione, cioè riconoscendo l'importanza che l'immigrazione ha. Ovviamente in maniera molto pragmatica gli immigrati ti servono per i settori su cui si sta riducendo la mano d'opera. No. e Il Giappone può offrire opportunità, evidentemente. Si resta, resta a capire però quale modello di immigrazione il Giappone riuscirà a mettere in campo. Cioè è un'immigrazione solo temporanea, cioè voi venite solo per lavorare perché abbiamo bisogno di lavoratori, ma non siete parte del modello sociale e culturale e quindi integrato e assimilato nella società giapponese. E quando non abbiamo più bisogno, ve ne tornate indietro o comunque quando sc scadono i 5 anni avete fatto un'esperienza che sarà utile ma eh, eh, dire, eh, non è previsto un eh, accoglimento di flussi migratori rilevanti che diventino parte integrante del modello sociale della cultura giapponese, o oppure potrà esserci anche un'evoluzione in questa direzione, questo è, è tut ancora tutto da vedere. Però ecco, quello che conta è che il Giappone si sta ponendo questa questione, sta sperimentando e la sta considerando una leva possibile per dare la risposta agli squilibri di direi temporali. che sono temi anche ma con tutta su... la complessità e la difficoltà sì, infatti il governo giapponese non sta facendo una, non sta pensando di fare una, un cambiamento molto drastico perché cioè, devo aggiungere che forse eh, ci sono non, pochi, eh, per, non poche persone che eh, riconoscono uh, l'immigrazione immensa negativamente. Mm. Eh, attualmente il, circa il 70% uh, degli intervistati si sono uh, detti favorevoli mm. ad allentare i vincoli all'ingresso degli stranieri, dei lavoratori stranieri, eh, soprattutto quelli stranieri altamente specializzati, eh, mentre il 24% uh, è detto contrario. Tuttavia anche tra coloro che si sono detti favorevoli, una persona su cinque eh, è contraria all'incremento eh, del numero degli stranieri residenti eh, nella sua zona. Devo dire che ci sono tantissime analogie anche con, su questo aspetto con l'Italia. Noi meno di qualche mese fa, abbiamo, forse era giugno, abbiamo pubblicato un sondaggio di Antonio Noto proprio sulla percezione degli italiani. Eh, sull'immigrazione e su quanto insomma potesse essere una leva anche per alcuni settori dove si fatica a trovare la manodopera. Prima citavate l'invecchiamento progressivo della popolazione che è ovviamente un, un dato eh, rilevante, il Giappone ha tantissimi centenari anche, eh, nella, nella... so che c'è addirittura un giorno una festa, una festa nazionale per i centenari che viene celebrata una volta eh, all'anno. E pochi giorni fa abbiamo fatto. Eh. Ecco, eh, è in, tanto... a settembre, giusto? Eh sì, esatto. Ecco, <ride> <No, ride> l'avevo letto e mi è sembrata una cosa bellissima per riuscire a celebrare, insomma, questo record che, che vi riguarda. E, Alexis, tu eh, durante il tuo viaggio hai visto eh, con i tuoi occhi ovviamente tantissime persone anziane, eh, ma eh, qual è il tuo, la tua impressione, insomma, è davvero una popolazione super anziana come l'abbiamo definita all'inizio o, o è abbastanza integrata nelle fasce di età? Allora, eh, Michela, io ho visto eh, sicuramente tanti, tanti anziani come se ne vedono anche in Italia. Eh, la cosa che mi ha colpito è che ho visto tanti anziani a lavoro, e, mh, quindi eh, sia salari men, quindi i classici dipendenti delle grandi aziende, che appunto sono ancora integrati all'interno della struttura aziendale e lavorano all'interno dell'azienda. E sia poi nei servizi pubblici, nei, negli uffici pubblici, vigili, eh, personale, appunto, del, eh, legato all'efficienza della città e della struttura amministrativa. E questo eh, mi è stato poi confermato da, da una ragazza giapponese che lavora all'interno di istituti culturali tra Italia e Giappone, perché lei ha studiato appunto a Bologna. Mi confermava che eh, fa parte proprio di un, di un processo, di una volontà da parte del governo di mantenere in a lavoro eh, di over 65, quindi c'è proprio un patto tra aziende e paese per eh, cercare di mantenere almeno fino a 70 anni i lavoratori eh, a lavoro nel loro, loro posto di lavoro e eh, questo um, è da un lato culturale proprio perché eh, la parte di lavoro è, è visto dalla, dalla persona come una parte integrante della sua vita, come una parte integrante di... Uh, dell'identità um, dell e di quello che la singola persona può portare alla comunità e poi però ci sono anche dei benefici economici perché ogni mese lavorato in più oltre diciamo gli over 65 ehm, va ad integrare la parte della pensione mm. quindi eh, è un doppio beneficio diciamo io ho visto concretamente che questo funziona e, e avviene ecco. Insomma è anche questo direi un tema che riguarda molto anche l'Italia perché stiamo discutendo insomma, di età pensionabile ormai da anni e ci stiamo eh, avvitando su questo tema da, da molto per cui sicuramente i temi, eh, il confronto tra questi due paesi è sempre più, eh, più vicino insomma, nelle tematiche eh, un aspetto che non abbiamo affrontato ma che mi piacerebbe affrontare eh, tra l'altro, Alexis, ricordiamo che ci sono le pagine Facebook e le pagine LinkedIn dove ci potete seguire con questa diretta, dove potete mandare anche delle domande ai nostri ospiti. Quindi adesso tra poco magari cerchiamo di capire se ne è arrivata qualcuna. Intanto mi piacerebbe riuscire ad affrontare un tema ehm, un po' laterale, ma forse chiave visto che riguarda il futuro eh, di questi due paesi. Eh, l'uso della tecnologia, il ruolo della tecnologia all'interno di questa sfida demografica. Abbiamo visto ovviamente come questi paesi sono allora, minacciati, Michela, sono minacciati insomma, da, questo, da questo aspetto. Abbiamo con noi anche Luca Tremolada che eh, è il nostro collega esperto di innovazione a cui chiedo subito insomma, di riuscire a raccontarci se eh, la tecnologia davanti al calo demografico è più una minaccia o un'opportunità. Allora Michela, proviamo a fare un esercizio di fantasia ma fino a un certo punto. Ci ritroveremo più vecchi, eh, coppie senza figli, per cui più soli con una altissima probabilità di ritrovarci insomma tra over 65. Ecco, in questo mondo, in questa realtà le tecnologie, devo dire, hanno aiutato, ma fino a un certo punto. Se guardiamo le ultime due generazioni, il digital gap, cioè la differenza nella capacità di utilizzare le tecnologie tra i vecchi, tra virgolette, tra gli anziani e i giovani, ha creato un solco profondissimo. Pensiamo a, solo per, per fare un po' di aneddotica, ai cellulari con i tasti grossi, alla difficoltà degli anziani di usare i servizi di on-banking, tutte eh, statistiche che sono state riportate sull'Italia e sull'Europa. Per cui insomma, in questa generazione cosa ha vissuto? Abbiamo vissuto eh, un'esclusione, un molti eh, over 65 hanno fatto fatica a passare dal telecomando al mouse e dal mouse allo smartphone. Eh, che cosa ci possiamo aspettare nei prossimi 10-20 anni? Beh eh, dobbiamo augurarci che qualcosa cambi. Il problema centrale, prima che dei servizi, è stato un problema. Prima della, della concezione dei servizi digitali, è stato un problema di interfaccia. no? Per cui tutti quanti eh, abbiamo imparato, hanno imparato a usare il, il Telecomando, si è fatto molta più fatica a utilizzare lo smartphone. Con l'intelligenza artificiale si apre uno scenario completamente nuovo che può essere anche amichevole nei confronti eh, delle generazioni più anziane, di noi, no? Io mi proietto tranquillamente avanti. Perché? Perché innanzitutto si usa la voce. Queste sono eh, interfacce che non passano, o potrebbero non passare necessariamente dalla tastiera, passano dalla tastiera ma non necessariamente, e potrebbero essere interrogate con il linguaggio naturale. Questo fa sì che possiamo immaginarci no, in un futuro, appunto, siamo più vecchi, più anziani, eh, abbiamo bisogno di più cure, abbiamo bisogno di un accesso alla sanità, più razionale, ecco, di interfacciarci a questi servizi con la voce, anzi attraverso dei tutor di intelligenza artificiale. Allora, parliamo di qualcosa che ancora non c'è, però parliamo di qualcosa su cui stanno già pensando. Pensate che Sam Oldman, che è il, il capo di, di ChatGPT, la prima applicazione che ha immaginato per il suo chatbot è stata proprio la sanità ovvero è stato proprio quello di immaginare dei servizi sanitari, dei medici, dove c'è un fattore umano, nel senso che il bottone fiare lo schiaccia assolutamente un dottore in carne ed osta, ma tutta l'interfaccia, il dialogo e l'anamnesi viene portata avanti da un software di intelligenza artificiale. È questo un, diciamo, un futuro che potrebbe aiutarci alla nuova normalità? A una normalità difficile di declino demografico, lascio allo studio eh, questa suggestione per provare a dare una risposta. Eh Sì Luca, allora noi abbiamo parlato oggi del caso demografico del Giappone. E il Giappone è il paese più longevo del mondo, ma è anche il primo produttore di robot al mondo e mi piace tenere vicini questi due record perché... Volevo chiederti, visto che chiaramente di tecnologie ti occupi eh, tutti i giorni, ma c'è un legame secondo te tra questi due primati? Cioè il fatto di avere, insomma, per il paese che li detiene, è un'opportunità o no questa automazione? Il caso del, del Giappone, come avete detto, è interessantissimo, in primo luogo perché eh, loro hanno una cultura eh, del robot antropomorfo, quindi del robot che assomiglia e si muove e imita eh, l'uomo sia nel fisico che nei processi cognitivi che nell'interazione con l'umano che ha eh, radici eh, lontane mm, solo per, per fare un po' di cultura pop, insomma l'ufo robot, il goldre che è arrivato da quella parte, da, da parte dell'Oriente così come eh, il, tutta la cultura manga no? è nata con Astro Boy quindi con una, una ricerca di una risposta emotiva e umana eh, nell'automazione e infatti eh, come, come è evidente il, il popolo eh, giapponese il giappone ha puntato sia sul fronte della ricerca che sul fronte culturale sui robot sui robot come diciamo aiuto eh, al declino eh, demografico. Ecco, se penso all'Italia, ecco, faccio un, un po' fatica. Se guardiamo le eh, classifiche di Eurostat su quello che è il nostro, eh, diciamo, comportamento, insomma, la nostra attenzione alle tecnologie, ecco, noi siamo... Gli ultimi posti in Europa. Facciamo fatica eh, con l'on banking, come abbiamo detto. Figurarsi ad affidare eh, la nostra casa, la pulizia della nostra casa, o anche la gestione delle, della casa o di un pezzo della nostra vita digitale a un robot a un automa. Peraltro Uh, L'Italia è un paese particolare perché siamo un'eccellenza nell'automazione industriale, nel senso che a noi i robot piacciono tanto, però ci piacciono le macchine utensili, cioè i robot che servono a svolgere compiti specifici. Mentre l'idea uh, giapponese non è tanto una macchina che fa una cosa sola, ma è una macchina che è in grado di accompagnare uh, l'uomo nel, nella sua vita quotidiana. Ecco. Da questo punto di vista, l'idea di portarci qualcosa di meccanico, di metallico, quantomeno di, di artificiale in casa, eh, qui in Italia, credo che troverà pochissimi fan. Però, certamente un interlocutore, ecco, un interlocutore artificiale, quello stiamo vedendo che sta arrivando velocissimamente anche da noi. Magari non avrà la di un robot, però sicuramente potrebbe avere l'aspetto di una. anzi, il, il suono di una voce o di una scritta che compare sul computer. Grazie Luca. È sicuramente molto suggestivo guardare a questi aspetti e abbiamo scoperto anche un'altra somiglianza tra i due paesi, Italia e Giappone, nell'automazione, con tutte le, le differenze del caso. Do subito la parola al console Kobayashi, ma la tecnologia è davvero un cuore pulsante del vostro paese e in che modo la, la usate in questo contesto insomma, demografico? Beh, prima di tutto, eh, eh, siccome eh, il dottore ha parlato dell'Astroboy, eh, <ride> eh, anche io sono cresciuto vedendo il programma. Anche noi. Video, sì, sì. <ride> eh, quindi generalmente i, i giapponesi non hanno mh, una specie di ostilità nei confronti dei robot mm. e quindi eh, da tanti anni che nelle fabbriche ci sono numerosi robot che lavorano mm. e forse non abbiamo, abbiamo meno mh, allergia nei confronti di Digitali della digitalizzazione. Dei robot, eh, dei robot. usati nel no. lavoro, insomma? Siete, sì. Lo vedete come una cosa più normale di noi, no. insomma, che lo vediamo invece un po' più come una minaccia. Eh. <ride> Beh, naturalmente le nuove tecnologie, eh, eh, tecnologie eh, la digitalizzazione o l'intelligenza eh, artificiale, eh, aiuteranno a risolvere. Eh, vari problemi, la carenza di risorse umane, aumentando la produttività eh, del lavoro, eh, però bisogna mh, dare un'attenzione all'intelligenza artificiale perché ci sarà qualche rischio nel futuro. Sì. Serve comunque l'uomo per sì. riuscire a controllare insomma, sì. questo, questo sviluppo delle tecnologie che stiamo, che stiamo vivendo. Sì. Però mi conferma: insomma, che la tecnologia è molto diffusa nel vostro paese. Sì. Chiedo anche ad Alexis, l'hai vista concretamente nella vita eh, dei giapponesi questo uso della tecnologia? Uh, sì, anche in, um, in aspetti che uno si aspetterebbe appunto di vedere, cioè, che, ti, che possono sorprendere, per esempio, nella comunicazione eh, ormai un'agevolazione un pazzesca perché, eh, essendo molto difficile per eh, un visitatore conoscere il giapponese o comunque imparare parole al di là poi delle, delle classiche 5-6 e per loro anche eh, soprattutto se l'età è un pochino più avanzata comunicare in inglese, la tecnologia aiuta perché ci si parla attraverso lo smartphone quindi eh, noi abbiamo, avuto, abbiamo dormito anche nelle guest house soprattutto nella parte rurale del paese e la comunicazione avveniva tramite appunto i signori che ci ospitavano parlavano nell'iPad, l'iPad traduceva uh, dalla voce in giapponese, il gia giapponese diventava inglese e noi eh, allo stesso modo così riuscivamo anche a comunicare, per loro era semplice perché appunto dovendo solo parlare non bisognava digitare e questa è stata la cosa più... Uh, sì, sì l'impatto è concreta in cui la tecnologia veramente può fare la differenza, ecco, nella comunicazione delle persone. E questo è bello perché è proprio visto come uno strumento agevolatore. Poi, Probabilmente per ehm. il turismo lì diventa sì. un elemento essenziale anche in questo, in questo senso. Eh, ti chiedo se sono arrivati dei commenti da parte dei lettori. Qualche eh, sì. Ci sono un paio di curiosità, allora una è sulle politiche per eh, migliorare la cura, diciamo il bilanciamento tra cura dei figli e lavoro, e se eh, lo smart working o comunque il lavoro da remoto che eh, non, mh, si chiedevano se in Giappone è applicato e se potrebbe essere una soluzione considerata per incentivare appunto una, la natalità. Ecco, questo lo chiediamo direttamente al Console, se lo smart working, quindi il lavoro da remoto, il lavoro da casa, è diffuso eh, in, in Giappone tra... Beh, durante la pandemia sì, è molto diffusa. Ma prima eh, e prima. soprattutto adesso? Eh, adesso a, a, anche... Eh, sì, beh, ris, rispetto al periodo della pandemia eh, beh, un, po è meno. un po' meno, però sì può essere considerato come uno strumento, strumento per sì. aiutare a, quindi ad agevolare, a conciliare sì. il lavoro e la vita, Insomma, lo, lo promuove il Giappone come, come istituto, lo smart, cioè la, la possibilità di lavorare da remoto è una cosa che sostenete come sì. paese. Eh, con la digitalizzazione forse non abbiamo bisogno di vivere per esempio a Tokyo <ride> per lavorare, certo. basta. Beh. È meglio andare in campagna. <ride> questo, anche questo è un aspetto molto simile a quello che viviamo qui nel nostro paese perché c'è chi sta cercando insomma, di andare a fare questo smart working mm. da, dai posti più, più belli del nostro paese, quindi sicuramente. Ehm, chiedo ad Alessandro di, di, di fare una riflessione eh, su questo aspetto perché eh, ogni volta che parliamo di calo demografico, di minaccia per la crescita economica, di quanto questo vuol dire mh, si traduca in calo della manodopera, in difficoltà per il nostro stressuto imprenditoriale. C'è sempre in realtà poi il partito di chi dice però ma meno siamo meglio stiamo, ah, nel okay. senso siamo cresciuti troppo, ora stiamo in qualche modo eh, cercando di reagire a questa crescita eccessiva della popolazione. So che il tema ti è molto <ride> insomma caro e quindi a questo punto ti chiedo ma è così Davvero? Oppure questa decrescita è in realtà qualcosa che eh, ne parliamo in modo sbagliato, insomma, nella famosa chiacchiera da bar? No, cioè, bisogna essere pragmatici. Allora, la questione non è crescere come popolazione o non crescere. Cioè, non c'è nessun obbligo che la popolazione italiana o anche giapponese o mondiale cresca. Cioè, non è questo di per sé legato al benessere. Certo che è legato comunque al peso che è nello scacchiere mondiale. Perché l'India, che diventa il primo paese al mondo, avrà un maggior peso per, per condizionare insomma, gli equilibri e farsi sentire di più. Però, lasciamo da parte questo aspetto: no? eh, l'Italia come l'Europa, ma anche la Cina, non possono più crescere. Cioè, per quanto in, si, anche se in, de, da domani avessimo la fecondità che decolla e arriva al massimo possibile nei paesi più sviluppati, cioè. Arriviamo a 1,8, 1,9, che è il massimo che si può raggiungere facendo il massimo delle politiche sperimentate oggi nei paesi sviluppati. Si rimarrebbe comunque sotto a 2, e comunque, siccome la struttura demografica si è sbilanciata, avendo ridotto fortemente la popolazione di età giovanile, cioè è una popolazione che prevede comunque meno giovani, quel, no, la fecondità, anche se aumenti, in più anche con l'ingresso dell'immigrazione, non fai più tornare a crescere la popolazione. Quindi, se il tumore è. Facciamo politiche familiari in Italia. Torna a crescere la popolazione italiana e va a far crescere qui la popolazione mondiale? Risposta no, prima cosa, seconda cosa, anche la popolazione mondiale cresce, soprattutto perché cresce la popolazione africana. E le Nazioni Unite mostrano dai dati che i due terzi della crescita della popolazione africana è comunque inerziale. Cioè anche lì se la fecondità la portassimo subito sotto i due figli per donna. Siccome c'è ancora tanta popolazione in età giovanile, per quanto tu diminuisci il numero medio di figli per donna, ci sono tante donne in età riproduttiva e questo non si può evitare. Però sappiamo già che la popolazione mondiale è in rallentamento e viviamo già nel secolo in cui la popolazione mondiale non crescerà più, cioè andrà a stabilizzarsi. Ecco, noi dobbiamo gestire questi cambiamenti. E guardate a livello globale, dobbiamo gestire con due dimensioni. Perché quello che conta non è tanto la popolazione che cresce, ma quello che è la, la, la caratteristica di questo secolo è la crescita differenziata. La crescita differenziata, ad esempio, attorno al Mediterraneo, cioè l'Africa che cresce come mai prima e l'Europa che diminuisce come mai prima, deve trovare un punto di sintesi. Perché viviamo proprio nei decenni in cui queste due crescite differenziate sono più accentuate. E questo poi spiega anche la necessità di gestire i flussi migratori l'Italia è proprio l'immesso l'altra dimensione di crescita differenziata è quella tra anziani e giovani cioè, la popolazione italiana andrà a diminuire ma aumenteranno gli anziani la popolazione andrà, italiana andrà a diminuire ma diminuirà ancora in maniera ancora più accentuata il numero di giovani quindi è questo squilibrio che poi deve trovare delle risposte e deve trovare delle risposte soprattutto a favore delle nuove generazioni e dobbiamo fare in modo che questi squilibri debito pubblico, aumento della spesa per gli anziani e difficoltà quindi anche a, a gestire un modello sociale di sviluppo che eh, questi squilibri riesca, riesca a dare una risposta, deve essere orientato al fatto che questi squilibri eh, de devono mettere nella condizione la nuova generazione di poterli gestire. Se il debito pubblico è eccessivo e gli squilibri demografici sono eccessivi, non avremo risorse per investire non solo nelle politiche familiari, ma in formazione, in politica attiva del lavoro, in ricerca e sviluppo in e in in innovazione. E avremo quindi che i giovani italiani se ne andranno in altri paesi. Andranno in Germania dove questi squilibri sono più ridotti, dove si investe non solo in politiche familiari e loro sono riusciti a invertire la tendenza della natalità, ma anche in formazione. La percentuale di NIT dei giovani che non studiano mm -hmm. lavoro è una delle più basse e in più investono sulla lunga vita attiva e in più investono sulle nuove tecnologie e anche sull'immigrazione. Ecco, tutte queste leve dobbiamo fare in modo che girino. Eh, assieme che siano ben integrate e soprattutto abbiano una base, una visione del paese con un modello di sviluppo a cui tutti contribuiamo nel modo migliore, cioè mettendo i giovani nelle migliori condizioni di poterlo fare. Mi sembra che non sia quindi tanto un tema di crescere o decrescere, ma un tema di sostenibilità dell'attuale eh, sistema e eh, degli attuali equilibri esatto. che stiamo vivendo nel nostro paese. Dobbiamo rendere insomma, i modelli più sostenibili perché ci sono diversi squilibri, squilibri che si vivono anche in Giappone. Eh, mi, mi piace dare la parola al Console per fargli raccontare un ultimo aspetto legato proprio alle vostre imprese, che anche questa è una somiglianza eh, molto concreta con il tessuto imprenditoriale italiano, perché molte imprese in Giappone sono a conduzione familiare. E a proposito di squilibri, voi state vivendo questo squilibrio nelle imprese giapponesi perché eh, manca il ricambio generazionale, giusto? Eh sì. Eh. Beh, con l'invecchiamento dei titolari delle piccole e medie imprese, mancanza di successori eh, rimane un problema molto grande. Eh, eh, quindi eh, Poi negli anni eh, 2010, um, sì, secondo un sondaggio molto recentemente, eh, oltre il 65% degli imprenditori di età superiore eh, ai 60 anni eh, non avevano i successori mm. eh, ma a, dal 2017 la situazione sta migliorando migliorando non peggiorando ma migliorando l'anno scorso la percentuale della mancanza di un successore eh, sono sceso al uh, eh, 57,2% eh, da notare che c'è un uh, accelerarsi della defamiliarizzazione eh, del, dell ne, nel processo di success okay. sì, successione eh, aziendale. Per quanto riguarda la successione eh, a terzi, okay. mh, si sta verificando una uh, polarizzazione eh, tra il passaggio di dipendenti interni e l'assorbimento o la fusione eh, con altre aziende? Esterne. Eh. Sì, 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 in mancanza di eredi ovviamente sì. diventa un trend quasi necessario, insomma, e sì. capita anche nel nostro paese che ci troviamo a dover affrontare insomma, i famosi ricambi generazionali nel nostro tessuto imprenditoriale. Ehm, è un tema insomma, che riguarda diverse, diverse realtà e mh, in questo ovviamente chiedo anche un'ultima battuta uh, ad Alessandro Rosina. Eh, quanto il nostro tessuto imprenditoriale dovrà nei prossimi, probabilmente, anni affrontare eh, questo aspetto, non solo il ricambio generazionale, ma anche proprio eh, la sfida demografica? Perché oggi abbiamo pubblicato sul Sole un dato importante, insomma, la mancanza di giovani da qui a, a, ai prossimi anni, quindi eh, è, è un tema molto concreto, insomma. Sì, eh, le, le conseguenze della bassa natalità si stanno facendo sentire ora. E quindi finora eh, l'Italia si è permessa il lusso a qualsiasi livello, quindi sociale, politico, economico, di non porsi la questione demografica degli squilibri, perché al centro della vita attiva c'erano le generazioni nate fino all'epoca del baby boom, fino a metà degli anni 70, che erano particolarmente consistenti. Quindi avevamo un asse portante all'interno dell'economia è particolarmente solido, quindi nonostante i limiti, le contraddizioni, eccetera, quello lì consentiva al paese di avere un asse portante rilevante. Da qui in poi non ce l'avremo più, perché le generazioni nate in quel periodo lì stanno sempre di più andando in pensione e verranno quindi progressivamente sostituite da, chi? da generazioni molto meno consistenti, perché la fecondità è proprio crollata. Dalla metà degli anni 70 alla fine degli anni 80. Noi, alla metà, nella metà degli anni 70, avevamo un numero di figli più alto rispetto alla media europea. Poco più di dieci anni dopo, avevamo il livello di fecondità più basso al mondo. I nati, nella metà degli anni 60, erano oltre un milione. La generazione dopo era di poco più di 500.000, e adesso siamo sotto 400.000. Gli attuali trentenni sono un terzo in meno degli attuali cinquantenni. Quindi vuol dire che in prospettiva nei prossimi vent'anni da una forza lavoro che è rimasta solida e consistente avremo una forza lavoro che si riduce potenzialmente di un terzo se non agiamo con immigrazione, automazione. E le leve, e, di, e cui le leve di cui abbiamo parlato. Prima. Perché? Perché non solo gli attuali trentenni sono un terzo in meno dei cinquantenni, ma i nuovi nati sono un terzo in meno degli attuali trentenni. Quindi vuol dire che oltre a rafforzare gli attuali trentenni che si riducono e che però devono reggere... Un paese che deve crescere, deve far funzionare il sistema di welfare e deve anche rendere sostenibile il debito pubblico. Se poi le generazioni più giovani sono ancora di meno, il problema eh, eh, diventa veramente insostenibile. Quindi, eh, la, la risposta è nella piena valorizzazione del capitale umano delle nuove generazioni, cioè formare bene i giovani con le competenze che servono oggi e domani, tecniche e soft skills inserirli in maniera efficace nel mondo del lavoro, cioè perdere il meno possibile nella transizione scuola-lavoro e noi ne perdiamo troppi, cioè abbiamo questo paradosso, ne abbiamo di meno, ma abbiamo anche tanti NIT, cioè se noi trasformassimo i NIT in giovani che lavorano avremmo già un forte impulso che compenserebbe la riduzione demografica, non solo, se passiamo dall'occupazione femminile del 50% alla media europea o ai livelli della Germania, eccetera, avremo anche lì un forte rafforzamento no, che va a compensare. Se imparassimo a gestire meglio l'immigrazione, anche lì sarebbe un contributo. Quindi dobbiamo agire su queste leve, ma nel frattempo anche sulle politiche familiari, perché altrimenti anche le generazioni più giovani potrebbero trovarsi non solo nella stessa difficoltà, ma una difficoltà raddoppiata. Grazie Alessandro, e, e direi che abbiamo esaurito il nostro tempo. Ma è stata una chiacchierata in, veramente interessante. A volte, guardare a paesi più lontani in realtà significa davvero guardare quasi a, a casa nostra, perché abbiamo tantissime similitudini. Ringrazio ancora il Console per aver partecipato a questa diretta e averci portato insomma, una testimonianza diretta di quello che sta facendo il Giappone. Ringrazio il professor Alessandro Rosina per con la sua competenza averci guidato in questi scenari demografici e ringrazio Alexis per le sue testimonianze dirette sul Giappone. Ehm, grazie ancora e alla prossima puntata magari su un altro paese con qualche altro scenario demografico. Grazie.